Ciao e benvenuta in questa lezione da 30 minuti di livello intermedio con la Fitball, un piccolo attrezzo fantastico e divertente. Oggi lo utilizzeremo per allenare il core e le gambe. Ti ricordo che se hai bisogno di acquistarne una, puoi trovare il link qua sotto per trovare del materiale interessante. Perfetto, ci prepariamo sedute sopra la nostra Fitball. Cerca di non stare seduta proprio nel centro, ma fai un piccolo passo in avanti in modo da risultare un pochino più in là del centro, mantenendo così le tue gambe a tavolino a 90 gradi. La schiena è ben dritta, sentirai che la Fitball ti sta aiutando a mantenere l'allungamento della colonna vertebrale. Cominciamo con la respirazione. Inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca. Inspirando allunghiamoci verso l'alto, espirando connettiamo la powerhouse. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspirando, apri le braccia all'altezza delle spalle, palmi verso il basso. Attiva il centro ed espirando stacca un piede da terra, anche solo di mezzo centimetro, ma mantieni il controllo. Ed inspirando lo appoggi a terra, senti le piante ben aderenti al pavimento e stacca poi l'altro piede e espira. Inspira, appoggia, allungati. Connetti la powerhouse ed espirando stacca l'altro piede. Inspira, cerca di non contrarre troppo il tuo corpo, sentilo sostenuto dal centro in modo che l'equilibrio sia maggiormente sotto il nostro controllo. Ancora una volta per gamba, stacca, appoggia e stacca, appoggia. Rilassa le braccia. Inspirando, spingiti indietro con la palla distendendo le ginocchia ed espirando, immagina due fili che tirino le tue ginocchia avanti, ripiegandole. Inspira, il busto si piega leggermente in avanti. Espira, piega le ginocchia a 90 gradi. Inspira, espira. Ogni volta che inspiri e ti pieghi leggermente in avanti, la schiena è lunga. Quando torni, mantieni la schiena piatta. Inspira, allungati, piedi a martello, espira per tornare. La prossima volta resti con le ginocchia allungate ed espirando, attivi la powerhouse ed esegui roll down, srotolati vertebra dopo vertebra, appesantendo la testa e le braccia. Ed inspirando, ritorni sul roll up. Sostieniti dal busto e immagina di sfruttare i tuoi addominali per darti la spinta e raddrizzarti. Fuori l'aria, scendi giù. Non rilassarti mai del tutto perché si ritorna inspirando. Espira per scendere. Inspira per salire. Espira. Rilassa la testa, il collo, lo sguardo va verso la palla, oltre le tue gambe. Inspira. Espira. Inspira. Ed ora ripiega le ginocchia a 90 gradi. E arrotondando il bacino, crea una C col tuo busto, portando le braccia all'altezza delle spalle, in una sorta di mezzo roll up. Per poi mantenere questa C e distendere le ginocchia avanti, allungandoti. Espira, piega le ginocchia, rulla sul tuo bacino arrotondato in retroversione. Inspira, immagina l'osso sacro che tira dietro di te e crea spazio dietro le ginocchia. Espira, arrotondati in avanti. Inspira, tira dietro di te. Espira, arrotondati in avanti.
Inspira allunga dietro di te. Espira. Inspira. Espirando, ritorni con le ginocchia piegate, raddrizzi la schiena, lascia le tue braccia all'altezza delle spalle. Rilassa le scapole, se ti si sono contratte, ricordati di mantenere il torace ben aperto. E porta attenzione per qualche istante alla tua postura, sentendo la colonna vertebrale che tira verso l'alto, le scapole basse e pesanti che spingono verso i glutei. Inspira e fai attenzione a non fare le X con le tue ginocchia, mantienile sempre larghe tanto quanto i tuoi piedi. Ed espirando cominciamo a fare un roll up però sulla FitBall, quindi arrotonda il bacino attivando la powerhouse e passeggia avanti fino ad andare a sdraiarti completamente a pancia in su con il bacino ben sostenuto. Arriva fin dove riesci ad appoggiare comodamente la testa sulla FitBall. I piedi devono essere ben aderenti al pavimento e le braccia, inspirando, vanno oltre la testa. Ricordati di mantenere le spalle basse. Espirando, partono le braccia, connetti la powerhouse, comincia a guardare davanti a te e passeggiando indietro ritorni seduta ben dritta. Espira, roll down, scusa. Srotolati passeggiando avanti, sostieni il bacino e arriva fino ad appoggiare la tua testa. E inspira, braccia oltre la testa. Espira, attiva la powerhouse, braccia che si allineano alle spalle, sguardo davanti a te, arrotondando la schiena. Allungati poi verso l'alto per raddrizzarti. Ancora, espira. Inspira, braccia oltre la testa. Powerhouse attiva, si ritorna. Questo è un meraviglioso massaggio per tutta la muscolatura della schiena, oltre che un bel esercizio di controllo del corpo. Ultima volta, espira. Inspira. Ed ora lascia la parte alta della schiena appoggiata sulla palla. Tieni le mani sempre all'altezza delle spalle, oppure se ti senti molto insicura, posizionale vicino al pavimento in modo da appoggiarle. Quando butti fuori l'aria, l'osso sacro si avvicina a terra ed inspirando spingi su il bacino fino ad arrivare a creare un tavolino col corpo. Espira, avvicina l'osso sacro al pavimento, schiena bella lunga. Inspira, appiattisci il tuo corpo parallelamente al pavimento. Espira giù, inspira su, attiva i glutei. Espira giù, inspira su, attiva i glutei. Fai la stessa cosa con i piedi in mezza punta, scendi e stendi. Torna giù e stendi. Ancora per 5, si torna. 4, e su. 3, 2, 1. Da qui riappoggia la tua testa, braccia oltre la corona della testa. Espirando, stacchi una gamba, se riesci la porti distesa verso il soffitto e contemporaneamente abbassi il braccio opposto. Per esempio, stacchi la gamba destra e abbassi il braccio sinistro allineandolo al bacino. Inspirando, ripiega la gamba a tavolino, riporta il piede a terra e porta il braccio oltre la testa. Espirando, dal lato opposto, stacca il piede, mantieni il bacino alto. Inspirando, torna. Espira, braccio e gamba opposta, attivando il centro per mantenere il bacino sostenuto come se fosse sostenuto da dei cavi per tornare inspirando. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Un'ultima volta, espira, inspira.
Ed ora posiziona le tue mani dietro la nuca e vai ad appoggiare le scapole sulla tua fitball in modo tale che la testa risulti libera. I piedi sono sempre ben ancorati a terra, le ginocchia sempre belle e stabili, larghe quanto i tuoi piedi. Quando butti fuori l'aria, esegui upper contraction. Ed inspirando ritorni. Ricordati che per eseguire questo movimento i gomiti devono rimanere larghi tanto quanto le tue spalle, allineati alle orecchie e alle spalle, così da non al fare semplicemente stretching al collo, ma da far lavorare i tuoi addominali e la cassa toracica che, arrotondando la colonna vertebrale, scivola verso il bacino per poi allontanarsi e creare spazio nell'addome. Espirando risucchi al centro, inspirando ritorni. Espira su, inspira torna, espira, inspira e un'ultima volta espira, inspira. Ed ora piano piano scendi con il tuo bacino verso terra e vai a metterti in ginocchio con la palla al tuo lato sinistro. Lavoreremo lateralmente con la gamba destra. Con il bacino immagina di volere bucare il pallone e quindi col fianco vai letteralmente ad appoggiarti come se bucassi appunto la palla. La schiena è lunga e sostenuta, non è rilassata e immagina di avvolgere il pallone con il lato del tuo corpo. Il braccio sinistro abbraccia la palla, non deve appoggiarsi a terra. Il braccio destro potete tenerlo appoggiato sempre alla palla come se la stesse abbracciando oppure appoggiato sul fianco sinistro. L'importante è sempre ricordarci di mantenere il corpo come se fosse bidimensionale. Dietro e davanti abbiamo due muri che non ci permettono di cadere avanti e indietro col bacino. Benissimo, stacchiamo la gamba destra, ben allungata, solleviamola fin dove il nostro corpo ce lo consente, col piede a martello, espirando facciamo doppio calcetto avanti, punta il piede ed inspirando tiriamo dietro di noi senza muovere il busto, espiro doppio calcio, inspira allunga dietro con la punta, espira, inspira. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, lascia la punta al piede e comincia a disegnare un ampio cerchio con la tua gamba in una direzione e inspirando torni indietro, espirando ricominci. Dai sempre l'input prima dalla powerhouse in modo da alleggerire il movimento, fai attenzione a non far cadere indietro il bacino, piuttosto riduci l'ampiezza dei tuoi cerchi, ma cerca di essere più precisa possibile, di lavorare con grande qualità. Ancora un paio. E rilassa la gamba. Vai a ruotare il busto e il corpo in direzione della palla e ci appoggi sopra le mani, i piedi sono a terra. La schiena è lunga, le ginocchia sono leggermente piegate, gambe separate tra di loro. Solleva la gamba destra e piega il ginocchio espirando fino a creare sempre un angolo di 90 gradi. Inspirando lo distendi col piede a martello creando spazio dietro il tuo ginocchio. Espirando pieghi, inspirando allunghi. Fai attenzione a non portare il ginocchio verso il tuo busto, ma lascialo il più possibile allineato al tuo corpo, come se dovessi creare spazio all'interno del tuo inguine. Espiri pieghi, il tallone vuole andare verso il gluteo, inspiri distendi. Espiri pieghi, inspiri distendi. Espira, inspira. Alleggerisci un po' di più il peso delle mani sul pallone, come se non dovessi gravare con il peso del tuo corpo, e rilassa la gamba destra. Si rifà questo stesso movimento con la gamba sinistra. Sollevala,
Fai il piede martello e inspira allungando bene la colonna vertebrale, alleggerisciti più che puoi ed espirando piega il ginocchio. Inspira, distendi in direzione opposta dal collo. Espira, piega. Inspira, distendi. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Un ultimo. Espira. Inspira. Rilassa la gamba. Vai in ginocchio e tieni la palla al tuo lato destro. Immagina di nuovo di bucare il pallone e di avvolgere la palla col lato del tuo corpo, abbracciala, allunga la colonna vertebrale, distendi la gamba sinistra con il piede a martello e comincia anche qui side kick, assicurandoti di non avere il bacino allontanato dalla palla, ma sempre ben aderente. Pronti? Si comincia. Espira, inspira, punta. Espira, doppio calcio, inspira, punta. Espira, doppio calcio, inspira, punta. E calcio, calcio, punta. E calcio, calcio, punta. Calcio, calcio, punta. Calcio, calcio, punta. Inspira nuovamente per prepararti. Disegna una circonduzione in un verso. Torna inspirando. Espira. Inspira. Ancora espira. Inspira. Espira. Inspira. Ultimo respiro completo. Rilassa. Ruota verso la palla e salici sopra fino ad andare in plank con le mani appoggiate a terra, la palla sotto le tue cosce. Ricordati sempre di sentirti dritta ed espirando con entrambe le gambe dai 2 o 3 calcetti in direzione dei glutei, spingendo sempre il pube un pochino verso il basso. Attenzione a non avere la codina dell'osso sacro che spinge verso il soffitto. Ed inspirando punti ai piedi e distendi le gambe in opposizione alla testa. Espira, martello, 2, 3, inspira, allunga. Attiva il core, pube che spinge verso la palla, non spinge però in fuori l'ombelico e allunga. Espira. Inspira, non mollare i gomiti, lasciali sempre ben attivi. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira e stop. Appoggia i piedi a terra e scendi giù dalla palla, andando ad appoggiare i piedi sopra, sdraiandoti in posizione supina. Porti le braccia lungo il corpo, lasci le ginocchia piegate e buttando fuori l'aria, premi i piedi nella palla e sali in shoulder bridge. Scendi inspirando, questo è bellissimo per massaggiare la schiena. Schiaccia la palla e sali su. Inspira per scendere. Espira per salire. Inspira per scendere. Espira per salire. Inspira per scendere. Ancora per 3. 2. 1, resta su col bacino, distendi le ginocchia. Da qui porta un braccio oltre la testa ed espirando scambia e scambia.
E scambia. Scambia. Ancora quattro. Tre. Due. Uno. Braccia lungo il corpo. Srotola la colonna vertebrale. Piegando le ginocchia, rilassi la schiena e sali nuovamente in shoulder bridge. Distendi le gambe. Da qui stacca solamente la tua gamba destra verso il soffitto con la punta tirata e disegna dei piccolissimi cerchi in una direzione per 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambia direzione. 6, 5, 4, 3, 2. 1, inspira appoggiandoti a terra, scendi giù con la colonna vertebrale, piega le ginocchia, fuori l'aria per risalire su, inspira, distendi le ginocchia, stacca la gamba sinistra, inspira per prepararti, cerchietti, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira, scendi con la gamba, scendi con la schiena. Raccogli la palla con le tue gambe e portala al petto. Ora distendi le gambe a squadra e tieni la palla bloccata tra mani e stinchi. Braccia e gambe sono distese, schiaccia bene le spalle nel materassino e senti il bacino e la zona lombare ben ancorata a terra. Eventualmente ricordati di tenere le ginocchia leggermente piegate per mantenere le gambe a squadra. Quando butti fuori l'aria, apri lateralmente un braccio e la gamba opposta. Inspirando torni e cambi l'incrocio. Apri lateralmente. Inspirando ritorni. Cerca di mantenere la palla più ferma che puoi. Espira, apri. Inspira per tornare. Espira, apri. Inspira per tornare. Espira. Inspira. Espira. Inspira. L'ultimo. Espira. Inspira. Rilassa qualche istante. Mantieni l'ascolto al ritmo del tuo respiro e all'attivazione della powerhouse ad ogni espirazione. Sono certa che a questo punto ti sentirai già molto diversa rispetto all'inizio della lezione, sia fisicamente che mentalmente. Ed ora stendi nuovamente le gambe e posiziona la palla tra le caviglie. Tieni le punte dei piedi tirate, allungate come quelle di una ballerina ed inizia a ruotare le gambe facendoti passare la palla tra le gambe, espirando, inspirando torni alla posizione di partenza e scambi. Inspira in centro, espira, scambia. Inspira, espira. Inspira. Espira e l'ultima volta, inspira, espira, rilassa per qualche istante e prendi la palla tra le tue mani, sdraiandoti completamente a terra, piedi a martello. Se vuoi un po' di sprint in più e soprattutto se il tuo corpo te lo consente, ti consente di lavorare in maniera fluida e precisa e controllata, unisci le gambe tra di loro. Andiamo a farci qualche roll up. Palla tra le mani, inspirando, braccia oltre la testa. Espirando si sale, porta la palla oltre le dita dei piedi. Inspira quando arrivi su. Espira srotolandoti. Inspira, allunga il corpo in direzione opposta, corona della testa da una parte, talloni in direzione opposta. Per poi ricominciare. Ascolta. Cosa accade nella tua colonna vertebrale e che cosa devi fare per renderla morbida e allo stesso tempo sostenuta? Inspira quando arrivi su oltre le gambe. Espira, spingiti dalla powerhouse.
Inspira. Espira. Inspira. Espira. L'ultimo roll up per poi rimanere sedute. E una volta che sei arrivata su, raddrizzi la colonna vertebrale e divarichi le gambe più che puoi. L'importante, come sempre, è mantenerti ben dritta, quindi eventualmente piega le ginocchia e metti un supporto sotto i tuoi glutei, come una mattonella da yoga. Ti lascio il link anche per le mattonelle da yoga qua sotto. Spingi la palla più lontana che puoi mantenendo la colonna dritta. Ricordati che se arrotondi la colonna vertebrale le tue anche non riusciranno a flettersi, quindi è importante cercare di portare l'addome appoggiato alle tue cosce e non barare. Se hai un po' di pancetta non vale, devi sentire la colonna vertebrale piatta e allungata, ruotando il sedere indietro, spingendo il torace in fuori, tenendo il centro attivo e respirando profondamente, soprattutto sentendo un piacevole allungamento che avviene ad ogni espirazione, mentre quando inspiri mantieni questa sensazione di allungamento fin dove sei arrivato e procedi un po' più in là espirando. Inspira, mantieni, arriva fin dove il dolore non è forte e tremendo, deve essere una sensazione di benessere, di piacevolezza. D'altra parte, quando siamo sereni, quando siamo tranquilli, quando non soffriamo, le cose ci escono meglio, giusto? Quindi trattiamo con dolcezza il nostro corpo. E piano piano, sempre a schiena piatta, ritorniamo su. Come ultima cosa, andiamo a sederci sul pallone, facciamo una cosa divertentissima e molto rilassante. Con le ginocchia piegate cominciamo a rimbalzare sulla palla in maniera piacevole, scegli tu l'intensità dei rimbalzi, la frequenza, può essere un movimento minimo, può essere molto forte, questo dipende tutto ovviamente da te e da quello che ti senti di fare in questo momento. E mentre lo fai, alzi le braccia inspirando e le abbassi espirando. Inspira sollevando, espira abbassando, inspira, espira, inspira, espira. Ed ora piano piano, gradualmente, lascia che il movimento si esaurisca da solo, rilassando le tue braccia. E una volta che ti sarai fermata, comincia a disegnare delle circonduzioni con il bacino per massaggiarlo, un po' in una direzione, un po' in direzione opposta. Continua così ancora per qualche volta, massaggialo, possono essere all'inizio movimenti piccoli per poi ingrandirli, possono essere alternati o a spirale, puoi aggiungere tutto il movimento del busto o lasciarlo immobile e concentrarti semplicemente sul massaggio ai glutei. E poi ritrova la tua posizione seduta in maniera naturalmente allungata e fai una profonda inspirazione. Espira. Inspira.
Espira. Inspira. Espira. Ti ringrazio per essere stata con me. Se ti va, fammi sapere com'è andata nei commenti qua sotto e noi ci vediamo nel prossimo allenamento. Ciao ciao!